Ciao, scusatemi se non trovate il logo che di solito metto e l'intro perché ho problemi sia con la linea che con il PC che ho portato a riparare, quindi cercherò di fare del mio meglio per fare questo video. Questa è una ricetta fatta insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre in un evento collettivo, quindi io vado a ripetere tutti i passaggi che Rosa ci ha descritto sul gruppo. Bene, ho rinfrescato la mia pasta madre 3 volte nella giornata di oggi ed ora siamo a sera e mi preparo il primo impasto. Questi sono tutti gli ingredienti e li trovate scritti all'inizio. Io sto facendo mezza dose perché voglio fare soltanto un panettone, quindi le dosi che trovate all'inizio sono per 2 panettoni. Ora mi sciolgo con una parte dell'acqua. Con più della metà lo zucchero. Lo sciolgo per benino e lo lascio nella ciotola. Vado poi a mettere in planetaria la pasta madre a pezzettini. Qui scusatemi, ho messo il gancio, ma poi adesso lo tolgo perché ho sbagliato. Bisogna iniziare a girare con la foglia. Quindi metto a pezzettini la pasta madre, metto anche le uova, faccio girare un pochino, e poi aggiungo tutta l'acqua zuccherata. Giro ancora per far sciogliere. Dopodiché posso inserire la farina e portare ad incordatura. Vi ricordo che sto seguendo tutti i passaggi dell'evento fatto su Nuvola, sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre dall'amministratrice Rosa Di Fonso. Io non avevo potuto partecipare, quindi adesso l'ho ripreso. E sto seguendo tutti i passaggi. Ecco, facciamo girare fino a che non incorda. Dobbiamo sempre cercare di non far scaldare troppo l'impasto, eh. Io avevo messo la ciotola con foglie e gancio in frigo all'inizio. Quando comincia ad incordare, possiamo cominciare a mettere l'acqua, ma pochissima per volta, poche gocce, senza far perdere mai l'incordatura, piano piano, così, senza fretta. Io qui naturalmente ho fatto dei tagli, poca per volta, continuiamo a girare. L'impasto deve rimanere incordato. Una volta incordato, cominciamo a mettere il burro. Il burro sempre un po' per volta, un pezzettino per volta. Poi controlliamo questa incordatura, vediamo se c'è il velo, controlliamo se non si è scaldato molto, se si scalda ci fermiamo, ricominciamo. Io qui naturalmente ho tagliato perché altrimenti il video sarebbe stato troppo lungo, quindi ci ho messo tempo, diciamo, insomma. Metto l'impasto sul piano di lavoro. Faccio delle pieghe in questo modo. Se è ancora un po' appiccicoso, mi imburro un pochino le mani. Ecco, il velo c'è, quindi è venuto abbastanza bene.
Non riesco a farvi vedere da sola. Non ho un cameraman che mi riprende. Bene, parliamo o con il tarocco, oppure se volete provare anche con le mani. È lo stesso. Ho preparato già una ciotola per metterlo dentro, per metterlo in lievitazione. Ok. Va bene così, eccolo qua. Molto bello. Bene, ora lo lascerò dentro la ciotola, ci faccio un segnetto, qui questo poi calcolando che si allarga un pochino, e lo lascio tutta la notte a temperatura ambiente. Fino al mattino dopo dovrebbe triplicare. Se fa tanto freddo, lo tenete con la lucina accesa nel forno. Ecco qua la mattina dopo, dopo all'incirca 11 ore. Poi dipende molto dalle temperature. Ora sgonfio l'impasto, la ciotola l'avevo appoggiata tutta la notte in frigo, compreso il gancio. Adesso sgonfio l'impasto, vedete che bella bolla che c'è, e lo appoggio in frigorifero per all'incirca 40 minuti. Bene. Il mix aromatico lo avevo già preparato la sera prima e tenuto a temperatura ambiente tutta la notte. Bene, ho ripreso l'impasto e procedo allora. Metto metà zucchero, metà della dose. E poi la farina. Ora faccio girare per qualche minuto. Mi sta scappando la farina. È la mia impastatrice un po' vecchiotta e balla un po' troppo. E metto anche il mix aromatico. E poi faccio girare fino a portare all'incordatura. Intanto preparo i tuorli. Faccio girare all'incirca per 15 minuti. Metto poi il sale e i tuorli. E riporto ad incordatura. Ora l'impasto dovesse scaldarsi, ci fermiamo e lo appoggiamo 10-15 minuti in frigo. Controlliamo sempre l'incordatura. Una volta incordato, possiamo inserire il burro. Controlliamo il velo. Ok, direi che ci siamo. Mettiamo il burro a pezzettini piano piano. Facciamo assorbire e poi mettiamo altro. Se ci fosse bisogno di un goccino d'acqua, ma mi sembra che sia bene così l'impasto. Ok, una volta pronto, possiamo inserire le sospensioni. Io al posto del cioccolato ho messo l'uvetta, quindi le sospensioni si possono cambiare, a piacere. Faccio riposare l'impasto per un'ora sul piano di lavoro così scoperto.
Dopodiché vado a fare delle pieghe e pirlare. C'è un disturbo all'audio, ma credo sia il cellulare, adesso l'ho allontanato un pochino. Allora, faccio una prima pirlatura, così. Lo tengo ancora 5 minuti e poi vado a dividere l'impasto perché voglio fare due panettoni piccoli da mezzo chilo l'uno perché voglio regalarli. Peso l'impasto per dividere il peso. Mi sembra che ci verranno due panettoni da 500, 530, 550 presso poco. Ok, li sistemo un pochino. Pirlo di nuovo, faccio le pieghe, li pirlo. E poi li metterò a lievitare fino a che non arrivano al bordo. Io li metterò, li copro con la pellicola o con una busta, forse è meglio. Sicuramente arriverò la sera per infornare. Approfitto per dirvi che sono stata un po' assente perché ho il computer in riparazione, ora sto lavorando su un altro, però non so se riuscirò a mettere l'intro perché infatti è rimasta sull'altro computer e poi non ho nemmeno la linea che però me la riattaccano domani mattina, ho dovuto cambiare operatore, un po' di problemi, ho avuto un po' di problemini. Comunque, eccomi qua. Ecco i panettoncini, ora li copro e li lascio fino a che non crescono e non arrivano al bordo, quasi fino al bordo. Bene, eccoci qua, vedete sono arrivati fin su. Ho acceso già il forno per portarlo a temperatura. Qui faccio una croce, poi vado a fare a scarpare, a sollevare piano piano, vedete, questa è un'operazione molto delicata con la lametta, piano piano, poi mettiamo il burro e richiudiamo i lembi. E vado a infornare tutti e due i panettoni. Infornare con il forno già a temperatura a 170 gradi. Se sono più piccoli, come questi che sono da mezzo chilo, naturalmente ci vorrà un po' di meno. Eccoli qua. Ora non resta che infilzarli e con l'apposito ferro e girarli in questo modo, vedete, capovolti. Io li ho lasciati tutta la notte a raffreddare. Ed eccoli qua. Pronti anche da imbustare. Naturalmente non ci sono conservanti, quindi più di 10 giorni io no, non li terrei, altrimenti è consigliabile spruzzare un po' di alcol dentro la busta. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a lasciare un like sotto il video, a commentare e a condividere, naturalmente. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.